Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Fabio Biasutti, area manager per Remag Milano, e oggi ho il piacere di introdurvi al webinar riguardante la dentatura di precisione di ingranaggi. Ci troviamo in una location molto particolare, in un gioiello tecnologico, e siamo infatti alla microingranaggi di Buccinasco. E ringraziamo il padrone di casa Stefano Garavaglia. E riguardo al webinar parleremo, come detto, di dentatura di precisione di ingranaggi, in particolare sulle macchine EMAG Köpfer. E prima di iniziare però volevo fare due parole riguardo al gruppo EMAG. Il gruppo EMAG è sicuramente ben noto per la fornitura di torni verticali pick-up con le sue 14.000 installazioni in tutto il mondo, ed inoltre negli ultimi 20 anni ha allargato il suo portfolio prodotti e le sue tecnologie a tutto ciò che è complementare alla tornitura e che può permettere poi al cliente di fornire un componente completo. Quindi all'interno dei prodotti delle tecnologie EMAG potete trovare la rettifica diametrale esterni, interni, macchine di dentatura come l'EMA Köpfer e EMAG CLC, e negli ultimi anni anche macchine per rettifica denti. Quindi qui potete vedere una panoramica delle varie tecnologie del gruppo EMAG. Per quanto riguarda invece le vostre richieste sul mercato in Italia EMAG ha una filiale che si trova a San Giuliano Milanese, in cui sono impegnati circa 100 collaboratori di cui faccio parte, e siamo ben lieti di ricevere le vostre richieste. Ecco, a questo punto passerei la parola alla tecnologia, in particolare al direttore tecnico di EMAG Köpfer, il signor Jörg Lohmann. Jörg, la parola a te. Grazie mille Fabio, anche da parte mia un carissimo saluto a tutti i nostri partecipanti di questo webinar. Noi siamo dell'azienda EMAG Köpfer, noi siamo gli esperti all'interno del gruppo EMAG per i processi di dentatura e fresatura di ingranaggi. Prima di continuare, la invito di fare le vostre domande in fase di questo webinar. Potete scrivere sul nostro sito internet nel chat, e alla fine di questo webinar andiamo a rispondere alle domande che ci avete fatto. Adesso però passo la parola al nostro padrone di casa qui, il nostro cliente Stefano Garavaglia, un nostro cliente molto fedele. Ci conosciamo da oltre 10 anni ed abbiamo già realizzato parecchi progetti insieme, e ecco, benvenuto Stefano. Grazie a voi, grazie per l'invito. Saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento. Ovviamente la nostra azienda è un'azienda che è storica, un'azienda che c'è dal 1973, che è quindi un'azienda che ormai ha un'esperienza consolidata nel campo della dentatura. Nasciamo dall'orologeria, quindi dalla produzione di microingranaggi per orologerie e contatori, e poi nel tempo ci siamo sviluppati anche su altre tipologie di prodotto. Oggi abbracciamo tantissimi settori merceologici, praticamente quasi tutti, e il nostro trend, come si può vedere, è decisamente in crescita. Lasciamo una piccola parentesi per il 2020, che purtroppo sappiamo tutti come è stato, però diciamo che in generale abbiamo già ampiamente recuperato la situazione Covid. I nostri prodotti sono tutti gli ingranaggi cilindrici a denti diritti elicoidali, conici diritti, viti senza fine, pulegge, ma da parecchi anni abbiamo anche nel nostro portfolio di prodotti in progetto proprio nostro oppure conto terzi anche riduttori epicicloidali o anche a cascata di ingranaggi, attuatori lineari, moltiplicatori di giri. La nostra mission è abbastanza globale, quindi non siamo una semplice
officina di costruzione di componenti meccanici, ma partiamo da un reparto di R&D, poi c'è un reparto tornitura, un reparto dentatura, una bella sala metrologica che poi avremo l'occasione anche di vedere, e poi anche dei reparti di assemblaggio e testing di prodotti che ovviamente riguardano soprattutto i prodotti Motion. Adesso vi presentiamo un po' le macchine che Stefano Garavaglia ha qui nel suo stabilimento, ed iniziamo con la Köpfer 160, che è uno dei nostri prodotti di veramente grande successo, perché è una dentatrice molto molto veloce. È una dentatrice che realizza tempi di scambio pezzo inferiori a 3 secondi, e è dotata di azionamenti di ultima generazione, ed in particolare anche il concetto di programmazione è molto, molto semplice, e fa un processo di dentatura complicato molto semplice per l'utente. Ecco Stefano, io oggi ho preparato qualcosa, ti ho portato un esempio di lavorazione di un ingranaggio planetario da un nostro cliente tedesco, che è un grande produttore di cambi automatici per il settore automotive. Si tratta qui di un ingranaggio planetario, diametro circa 50 mm, modulo 1,375, dacci pure un'occhiata. E questo qua lo realizziamo sulla Köpfer 160 in inferiore di 10 secondi tempo ciclo, 9,5 secondi. Cosa ne dici? Vedo un tempo strabiliante, però da un certo punto di vista ho sia delle sorprese ma anche delle conferme. Delle conferme in quanto so che la macchina è estremamente rigida e quindi consente sicuramente delle prestazioni eccellenti. Dall'altra vedo anche una costruzione di un pezzo con un progetto sicuramente molto accurato, dove c'è un angolo di pressione abbastanza modesto, 17 gradi e mezzo stretto, e un coefficiente di altezza dente sicuramente modificato, quindi tipico delle progettazioni automotive. Complimenti davvero, sicuramente un ottimo risultato. Grazie. Oltre alle parole, direi facciamo vedere come questa macchina lavora. Abbiamo preparato un filmato della 160 che produce questo ingranaggio planetario in modo automatico. Ecco, vediamo la struttura basilare. Si tratta di una dentatrice orizzontale. Qui questo è l'automazione, abbiamo uno scivolo dove i pezzi rotolano giù per gravità, e poi c'è il distributore che presenta i pezzi al caricatore a portale. Qui all'interno della zona di lavoro si vede lo scambio pezzo. Utilizziamo un creatore in metallo duro con due principi, lunghezza circa 180 mm, e facciamo una scrossatura in una passata singola. E qui si vede il nastro di deposito dove i pezzi vengono depositati per essere poi presi dal personale. Ok, ti posso fare una domanda? Ti interrompo. Dimmi. Un attimo. Ho visto quel tempo ciclo di 9,5 secondi, sicuramente sai che conosco molto bene le macchine, conosco bene il lavoro, presuppone uno studio di processo molto accurato. Mi piacerebbe che entrassi un pochino più nel dettaglio di come ci arrivate a questo calcolo. Infatti ci vuole uno studio di processo molto approfondito. Prima di iniziare con lo sviluppo del processo bisogna definire il goal che uno vuole raggiungere. L'importante è capire qual è la qualità di dentatura che devo avere al pezzo finito, e questo ne determina la catena dei processi. Quindi mi chiedo, devo fare una predentatura e una rettifica? Basta la rettifica? Bisogna forse per motivi di rugosità aggiungere ancora una lappatura o sostituire la rettifica con la lappatura, eccetera? E tutto questo determina poi la catena dei processi e le esigenze che abbiamo per la dentatura. Se guardiamo questo slide qua, vediamo tutti i fattori che determinano la qualità e alla fine anche i costi per la dentatura. Sono tre blocchi. Abbiamo qui
il particolare in lavorazione, cioè prevalentemente i dati di dentatura tipo modulo, quantità denti, diametro esterno, angolo di elica, eccetera, poi la lunghezza dentata e ovviamente il materiale, che gioca un ruolo molto importante, poi la qualità di dentatura richiesta. Poi definiamo il creatore ed i parametri di processo. Il creatore è determinato dal diametro, la quantità principi, quantità taglienti, il materiale di taglio e la ricopertura. E poi il processo dipende, cioè i dati di taglio, velocità di taglio e avanzamento dipendono anche dal tipo di lubrificazione, se eseguiamo una lavorazione ad umido oppure a secco, la quantità di pezzi che vengono serrati, quantità di passate che faccio, quindi la strategia di dentatura, passata singola o doppia e alla fine dentatura con corde. Posso farti ancora discordi? Una domanda, Oghe? Anzi, forse una precisazione, magari dovuta anche un po' alla nostra esperienza. Qui abbiamo, sicuramente sono tutte vere, tutte valide quelle osservazioni lì. Io aggiungerei anche un altro paio di parametri o un altro paio di aspetti. Uno sono la geometria del pezzo, di come è fatto il pezzo, perché non tutte le geometrie di pezzo si prestano poi a ottenere dei risultati così importanti, così eclatanti. Quindi non so, anche la forma stessa dell'ingranaggio ci dirà se poi possiamo raggiungere quegli obiettivi oppure o essere un po' meno ottimisti. E un altro aspetto fondamentale, un po' pratico, che mi piacerebbe aggiungere è anche sottolineare la qualità del blanks, del semilavorato, perché poi il tornito, quindi il semilavorato con cui noi dovremo andare a realizzare l'ingranaggio, è molto importante e anche lui ha le sue caratteristiche. Parliamo chiaramente della tolleranza sul foro, della perpendicolarità e parallelismo dei piani, quindi anche se si vuole raggiungere un risultato eccellente come questo, non bisogna dimenticare nulla, non ci sono dettagli e anche gli aspetti sul tornito sono importanti. Grazie mille Stefano, infatti gioca un ruolo importantissimo anche quello, ovviamente. Allora, poi dobbiamo considerare una cosa: in dentatura parliamo di un processo di fresatura che ha certe deviazioni sistematiche. Una è la deviazione di profilo che si crea semplicemente perché si tratta di un taglio interrotto, e la seconda è la deviazione dell'elica perché il creatore ci lascia certe tracce sulla superficie del fianco. Queste cose però non capitano a caso, sono cose che noi determiniamo con precisione facendo delle simulazioni. Qui si vede per esempio questo pezzo, l'analisi di questo pezzo che abbiamo appena fatto vedere, e abbiamo variato vari parametri, per esempio la quantità di principi. A sinistra vedo il fianco, in fondo il diametro fondodente, in su il diametro esterno, quindi vedo il fianco dell'ingranaggio. E si vede l'influenza che ha il numero di principi. Se utilizzo un creatore a 4 principi, la deviazione di profilo si incrementa semplicemente. Poi, oltre a questo, la stessa cosa è da considerare per quanto riguarda l'avanzamento assiale. Qui si vede la correlazione fra avanzamento assiale e la deviazione, cioè la profondità dell'avvallamento che ci lascia il creatore. È interessante, Oghe, vedere che l'avanzamento assiale e la deviazione non sono direttamente proporzionali. Come vediamo, un millimetro di avanzamento assiale 1,8 micron, 2,2 millimetri 8 micron, quindi l'aumento al quadrato. Esatto, si incrementa. Se raddoppio l'avanzamento, ho 4 volte più profondità sulle tracce dell'avanzamento. Poi, se facciamo queste analisi, bisogna poi anche capire qual è lo stress al quale il creatore può resistere, perché non vogliamo bruciarci i creatori, ovviamente. Certo. Noi per questo facciamo l'analisi della sezione del trucciolo indeformato in dentatura. Si vede qua sotto sullo slide un chip con 3 fianchi che è tipico, e si vede la traversa, cioè lo spessore del trucciolo, e questo è un fattore che ci dà un'indicazione per lo stress del creatore, e anche questo va determinato con precisione.
Qui vediamo poi l'analisi del tempo ciclo e l'analisi del costo utensile. Abbiamo scelto per la lavorazione dei parametri di 450 metri per minuto come velocità di taglio, utilizzando il creatore in metallo duro con due principi. Abbiamo scelto l'avanzamento di 2,2 mm per giro pezzo, che corrisponde poi ad un spessore massimo del trucciolo indeformato di 0,17, che è già un po', direi, al limite di quello che un creatore in metallo duro può stare. Ci risulta poi il tempo ciclo con 9,4 secondi ed un costo utensile per pezzo di appena 4 centesimi per pezzo. Ecco, qui vediamo il grafico dell'evolventimetro, abbiamo misurato il pezzo e si vede che è molto facile raggiungere la qualità richiesta di qualità 9 senza problemi. Il profilo sta perfettamente, abbiamo una leggera bombatura nell'elica e ecco, secondo me è un'ottima qualità. È interessante vedere come è riconoscibile dal grafico il creatore due principi dagli errori di divisione che si vedono. Per quanto sia un creatore in doppia classe A, mi sembra che abbiamo detto, però indubbiamente un pochino di errore di divisione lo si rileva sicuramente dal grafico. Comunque un lavoro, sicuramente un risultato eccellente. No, poi si vede sulla divisione, si vede che abbiamo utilizzato un creatore a due principi. Anche qui stiamo all'interno della qualità senza problemi, perché ecco, abbiamo utilizzato un creatore di classe AA, anche se si tratta di un processo di scrossatura, cioè non facciamo qui la finitura, facciamo solo la scrossatura, no? Ecco. Poi, per chi ha bisogno di una qualità ancora migliore di questo che riusciamo a realizzare con le nostre dentatrici, che corrisponde a circa una classe 7, ovviamente offriamo anche le nostre rettifiche, cioè il gruppo EMAG con EMAG SU produce rettifica denti orizzontali e anche verticali, e ecco, anche di questo abbiamo i prodotti nel nostro gruppo. Cambiamo argomento, parliamo di un'altra dentatrice che abbiamo installato qui, che è l'HLC. L'HLC 150H fa ingranaggi fino a diametro 150 ed è il nostro ultimo sviluppo. La macchina qui è stata installata, mi sa, 2 anni fa forse? Un annetto fa? No, di più, sono okay. Già 3 anni. Ah già? 3 anni, wow, sì, il tempo sì. Passa in fretta. Comunque si tratta di una macchina molto molto versatile e il segretino di questa macchina è il modo di costruzione. Qui abbiamo realizzato il concetto dell'asse di shifting virtuale. Che cosa vuol dire? Normalmente sulla dentatrice classica abbiamo il motore shifting che viene integrato al di sotto della testa porta creatore. Quindi bisogna montare il vite a ricircolo di sfere, le guide e il motore al di sotto della testa, e la testa deve girare e quindi c'è poco spazio. Noi qui abbiamo fatto un altro concetto. L'asse shifting virtuale vuol dire che abbiamo montato la testa porta creatore sul cilindro a tuffo. Il cilindro a tuffo lo abbiamo messo in una slitta e la slitta intera si muove su e giù. Quindi abbiamo un'asse fisica Y verticale e l'asse Z di avanzamento, e il movimento shifting, questo lo realizziamo tramite un'interpolazione degli assi. Ecco, il basamento è fatto in mineralite come tutte le macchine del gruppo EMAG, e con questa macchina raggiungiamo un angolo di elica molto ampio. La testa porta creatore la possiamo girare da meno 45 gradi a oltre 135 gradi, quindi 180 gradi in totale, e questo ci consente di fare sia la lavorazione di fresatura di viti senza fine, come vediamo in questo filmato, che la dentatura di qualsiasi ingranaggio, uguale se si tratta di un ingranaggio elicoidale oppure una corona per viti senza fine in bronzo. Ecco, qui vediamo la fresatura con frese sagomate ad indexaggio, un vite senza fine di modulo 2,5.
Ed una volta finito la fresatura facciamo la smussatura. Okay. Carico scarico simile a quello che conosciamo dalla Köpfer 160, e alla fine come automazione abbiamo anche qui lo scivolo dove i pezzi rotolano giù per gravità e che vengono poi depositati sul nastro di deposito. Ecco, Stefano, secondo me è una dentatrice molto universale, molto versatile, che ti consente di fare qualsiasi roba. Qui un esempio, vediamo la corona in bronzo, qua di un nostro cliente tedesco che produce motoriduttori, un cliente molto grande, e sull'HLC siamo in grado di fare sia la dentatura radiale per angoli di elica inferiori, però ovviamente anche la dentatura tangenziale per angoli di elica più importanti. Esatto. Confermo che è una macchina molto, molto rigida, molto robusta. Noi sai che facciamo solo moduli più piccoli, quindi questo modulo 2,5 lo facciamo anche noi, è un nostro modulo massimo, però la macchina in queste condizioni di taglio intorno a questi moduli ha un assorbimento di potenza al mandrino veramente ridicolo, quasi come se tagliasse a vuoto. Infatti, siccome abbiamo realizzato il concetto con l'asse virtuale, siamo in grado di utilizzare un motore con una potenza enorme, perché ci serve anche per la fresatura delle viti, e di unire allo stesso tempo l'angolo di elica importante. Questo è un po' il segretino di questa macchina, ecco. Questo è il trucco che la rende talmente versatile. Ecco, ed ovviamente, come abbiamo già visto, possiamo anche fresare le viti fino a modulo 6. Allora Stefano, direi che facciamo un tour, facci vedere il tuo bellissimo stabilimento e le macchine che utilizzi, per favore. Ricordiamo ai nostri amici che ci stanno seguendo che qui siamo nel cuore dello stabilimento produttivo, quindi non era un set cinematografico, ma è stato allestito all'interno del nostro stabilimento produttivo. Quindi se mi segui adesso andiamo a vedere proprio le nostre macchine in produzione, così con quello che stanno producendo in questi giorni. Vedremo delle attività diverse, che sono attività dei nostri codici di produzione abbastanza normali. Ecco, ad esempio qui abbiamo questa prima Köpfer 160 che sta lavorando una ruota con un grande numero di denti di skiving. È una lavorazione abbastanza gravosa che riusciamo a fare discretamente bene, in quanto la macchina, come dicevi prima giustamente tu, ha un basamento estremamente rigido in mineralite che consente di azzerare quasi completamente le vibrazioni che vengono trasmesse. Poi vedo che avete un'attrezzatura che appoggia il pezzo proprio direttamente al di sotto del diametro fondodente per dare massima rigidità al pezzo. È quello che dicevi tu prima, proprio una cosa molto importante se uno vuole raggiungere la qualità, una qualità esigente. Sì, è assolutamente così, nel senso che lo skiving è un'operazione che non è banale, ha delle sue necessità ben precise. Una di queste necessità è quella di avere un'attrezzatura estremamente rigida che consenta di, proprio sempre insieme alla macchina, di eliminare le vibrazioni. Le vibrazioni sono il maggior nemico dello skiving. Ti ricordo che stiamo lavorando un acciaio cementato con una durezza che si avvicina ai 60 Rockwell e quindi siamo veramente ai limiti della situazione, ed inoltre la richiesta del cliente è per rimanere in un grado tra 6 e 7 massimo, quindi non andare oltre, su un lotto di produzione anche abbastanza importante. Infatti adesso sta lavorando in manuale, però poi verrà settata anche per il carico e scarico in automatico. Questi sono i primi pezzi di setup di messa a punto della macchina. Poi vedo che avete sull'utensile ausiliario un sensore per trovare i vani dei denti, no?
Che tipo di sensore e cosa utilizzate al momento? Questi sono sensori standard forniti da voi in equipaggiamento della macchina. Ne abbiamo di due tipi, uno per i moduli più piccoli che vanno da 0,4 a 0,7 e uno per i moduli maggiori di 0,7. Sono assolutamente indispensabili perché devi fasare assolutamente il vano dente con il dente. Sono anche molto utili questi sensori per attività che non sono di skiving, ad esempio per fasare una dentatura rispetto a un'altra dentatura, rispetto a un foro, rispetto a una cavachiavetta o qualsiasi altra cosa. Li utilizziamo moltissimo anche per altre attività. Ottimo, grazie mille. Adesso se vuoi continuiamo. Sì, certo. Ci spostiamo verso le altre macchine. Poi la sagoma dai pezzi è veramente esigente, guarda. Sì. Serrare un tale pezzo non è tanto facile. Eh? No, sì, oltretutto è un pezzo assemblato, quindi... Assemblato? Sì. Immagino che non si lavora dal pieno tutto certo, quanto. Certamente, sì. Ecco, adesso ci spostiamo verso qualche altra macchina. Ricordo che di Koeffer 160 noi ne abbiamo 4, quindi... Io mi ricordo bene di questo sistema evacuazione truccioli, lo abbiamo sviluppato per la prima volta per te, mi ricordo bene. Sì, è un sistema estremamente intelligente e versatile per il contoterzista, in quanto l'olio con il trucciolo viene aspirato da una pompa centrifuga attraverso quel tubo dentro la macchina e qui c'è un selettore che mi consente di far spostare l'olio con il trucciolo o a sinistra o a destra. A sinistra io vado dove c'è questo filtro magnetico, quindi per filtrare tutti i materiali acciaiosi, e invece quando seleziono l'altra parte io vado in questa zona dove ho un filtro a carta che è eccellente per tutti gli altri tipi di materiali che non sono acciaiosi. Inoltre qua sotto abbiamo il basamento su cui appoggia il filtro, è una vasca di raccolta olio da ben 600 litri di capienza, quindi molto di più della capienza che potrebbe avere il serbatoio interno della macchina, e inoltre noi abbiamo il serbatoio esterno, quindi il suo surriscaldamento nel tempo, che comunque sarà inferiore perché ce n'è moltissimo di olio dentro, non mi va a influire sulle dilatazioni termiche della macchina. Noi siamo molto, molto attenti, siamo in un ambiente che è completamente climatizzato, anche se in questi giorni così caldi è messo un po' a dura prova, però non sottovalutiamo nessun aspetto che possa compromettere la precisione del pezzo. Ovviamente, ovviamente. Cos'altro mi fai vedere di bello? Sì, andiamo adesso su questa macchina. Qui abbiamo due macchine. Ecco, le quattro macchine io le ho volute con due tipi di magazzino diverso, in modo da avere sempre un backup di macchina. Quindi abbiamo le prime due macchine hanno un magazzino a tappeto, un magazzino universale a tappeto. Le altre due macchine hanno un magazzino a gravità, che sono ottime per i pezzi a rotolamento, quindi tipo pignoni, ruote, cose del genere. Qui ti faccio vedere una lavorazione un po' particolare di un pignone in plastica. In plastica? Scusa, ma se è un pezzo in plastica, perché viene dentato di creatore? Perché oggigiorno penso che sia possibile realizzare anche lo stampaggio di ingranaggi, o no? Assolutamente sì, la maggior parte degli ingranaggi in plastica è stampato a iniezione con già i denti fatti. Noi in questo caso abbiamo un semilavorato tornito, quindi non è neanche semilavorato, è stampato, su cui facciamo la dentatura, e il motivo è che è richiesta una precisione notevole negli errori del pezzo, perché si abbina a un satellite che si abbina a un motore brushless ad alta velocità. Ma toglimi un'altra curiosità. Se vedo sti pezzi qua nel cassetto, non vedo nessuna bava, ma proprio zero. E normalmente, per quanto ne so, normalmente in lavorazione di plastica c'è sempre un problema di bava. Come fai a toglierla? È molto semplice, non ci sono trucchi o segreti aziendali. È un programma macchina che si chiama programma di taglio a doppia entrata. In pratica il creatore... ci sono due creatori montati sull'albero del mandrino portafresa, orientati in senso di rotazione opposto. Quindi io entriamo con il creatore da un lato, quando il dente è completo, quindi il creatore è entrato tutto, ha rimboccato bene il dente, torna giù, si usa lo shifting per passare al secondo creatore, che entra dal lato opposto ed entra ed esce dove è stato formato il dente. Quindi in realtà tu non hai un'entrata e un'uscita, ma hai due entrate.
questo modo non si genera nessuna bava. In modo tale fate sì che il dente del creatore entra sempre nel materiale e non esce mai, quindi non si può creare nessuna bava. È esattamente così. È una cosa semplice ma funziona benissimo. Bisogna soltanto in fase di setup macchina andare a allineare i due creatori. Esatto, un'operazione di pochi minuti ma si fa tranquillamente. Okay. Poi qui avete il servo distributore, quindi abbiamo qui due assi ausiliari a controllo numerico per manipolare i pezzi. Quindi abbiamo di sopra vengono i pezzi su un binario e al di sotto vengono depositati in fino a 6 piste paralleli. Sì, è molto comodo, devo dire che funzionalmente abbiamo riscontrato notevoli vantaggi anche in setup di questo pezzo qua, proprio per la velocità di piazzamento. Okay. Abbiamo parlato tanto di qualità dei pezzi, ma come fai a verificarli? Io mi ricordo che avevi qualche volventimetro sì, un paio di anni fa. Vediamo prima l'HLC 150, ma magari. Certo, volentieri. Certo, ci passiamo. Vi faccio vedere l'HLC, la nostra macchinona, perché è la macchina che ci consente di fare i moduli più grandi. È una macchina, come dicevi prima giustamente tu, molto versatile, molto flessibile per le sue caratteristiche. È una macchina a 12 assi controllati, quindi dove anche il caricatore, l'unità di sbavature, l'unità di skiving sono tutte in assi controllati, quindi molto comodo per il setup macchine, per il programma, perché tutte le operazioni sono veramente dentro nel programma macchina. Quindi vuol dire che le posizioni dell'utensile ausiliario vengono salvate col programma di lavorazione, ma poi anche la posizione e la forza di spinta della contropunta, anche questa viene salvata, vero? Assolutamente sì, in quanto anche la contropunta è un asse controllato e quindi tutti i movimenti, la forza e la posizione sono gestiti nel programma del pezzo, quindi salvati nel programma. Poi un'altra particolarità dell'HLC è il fatto che non vediamo cavi. Non vediamo tubi e cavi che vanno alla testa porta creatore, perché abbiamo tutto centralizzato e integrato all'interno del cilindro a tuffo. Questo ci consente di girare la testa con facilità e con dentatrici classici a volte questo è un tema. Sì, poi da utente di macchina ti dico che c'è un altro vantaggio che riduce anche di molto le manutenzioni, in quanto i tubi a vista, i tubi esterni, soggetti comunque all'olio, allo sporcizia, all'intralcio, possono comunque subire delle manutenzioni più lunghe che non così. Diamo un'occhiata sull'HMI della macchina. Allora, vediamo. Qui abbiamo la superficie che abbiamo sviluppato per programmare la macchina. Quindi qui si vede che è un programma conversazionale di dialogo. Vedo tutti i dati che sono da inserire, il modulo normale, il numero di denti, angolo di pressione, angolo di inclinazione, tutte queste cose. Poi dopo definisco la posizione dell'ingranaggio all'interno della zona di lavoro ed il ciclo con cui lavoro con gli utensili ausiliari, anche il ciclo di serraggio, e alla fine schiaccio un bottone e creo il programma NC con una facilità notevole. Vieni che ti faccio vedere anche il sistema di carico e scarico, che è molto interessante anche questo. Assolutamente, abbiamo qui un magazzino combinato, lo scivolo per pezzi che rotolano bene per gravità e poi abbiamo aggiunto ancora un magazzino a catena per alberame che non rotolano bene. E quindi abbiamo qualsiasi possibilità, siamo aperti per tutto, no? Assolutamente sì, diventa veramente una macchina molto 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 flessibile, quindi la macchina ideale per il controterzista sicuramente. Quello del magazzino a catena è stata una scelta nostra, ovviamente per voi è molto libera qui l'opzione di automazione di magazzino, proprio per creare questa opportunità sull'alberame che è un pochino più difficile da caricare nel caso di rotolamento. Qui che lavorazione fate? Una predentatura o finitura? Questo è un pre-skiving, quindi è una sgrossatura di pre-skiving. Poi il pezzo andrà in cementazione, poi andranno fatte le rettifiche delle sedi cuscinetto e poi per ultima lo skiving. Ah, ok, va bene. Torniamo al discorso di qualità. Come fate poi a misurare i pezzi? Certo, adesso ti accompagno, facciamo due passi lungo il percorso e
andiamo a vedere anche la sala meteorologica passando dal reparto torneria, che dove vengono preparati tutti i blanks, tutti gli sbozzati che noi andiamo a lavorare. In casa o li portate dentro anche da subfornitori? Dipende dalle serie, no, abbiamo anche dei subfornitori. Ovviamente la decisione è tecnica, è molto accurata, perché è una scelta strategica non indifferente. Diciamo che tendiamo a tenere internamente i pezzi più complicati o quelli dove ci sono delle necessità di accuratezze. Prima parlavamo dei blanks, dei semilavorati, e dicevamo che dell'importanza della qualità del semilavorato. Quindi in generale, per darti un'idea, più è accurato l'ingranaggio da realizzare e più tendiamo a costruirlo internamente noi. Perché sapete precisamente che è importante avere un foro di precisione per dire o un errore di eccentricità frontale di un certo grado. Sì, o anche banalmente i centrini che devono essere perfettamente allineati, ovviamente. Perfettamente puliti, certo. Perfettamente prodotti. Ecco, qui adesso abbiamo la nostra sala meteorologica che ti faccio vedere. Noi abbiamo 3 persone che si occupano solo di qualità. In questa parte più piccola puoi vedere 2 volventimetri, sono 2 macchine a 4 assi CNC della Klingenberg, sono delle P26. Quella al centro nera è più recente, è una macchina che ha solo 2 anni. Ne hai messo una? Sì, abbiamo messo un'altra macchina perché il numero delle macchine di dentatura è aumentato e allo stesso tempo così abbiamo anche un backup anche sulle macchine di controllo. Wow. Poi là in fondo vedi una Zeiss Contura, quindi una macchina tridimensionale che usiamo anche per la verifica di housing o di gearbox. Mm-hmm. Nell'altra parte della sala abbiamo un'altra macchina, una Inspect, quindi una Zeiss tridimensionale ottica, un proiettore di profili con la fibra ottica, un rugosimetro motorizzato, 2 durometri e un sacco di strumenti poi manuali o elettronici. Rugosità per misurare la rugosità sul fianco poi? Sì, abbiamo un rugosimetro motorizzato, sì. Okay. E adesso anche quella è una macchina che usiamo moltissimo, anche se sulla ultima Klingenberg abbiamo la possibilità di misurare la rugosità in macchina. Ma anche? Sì, okay. C'è il cambio tastatori. Stavo chiedendo, bisogna sicuramente cambiare il tastatore. Sì, perché sì, ma lo fa da solo la macchina in automatico, wow. Se lo cambia da sola. Sì, sì. Wow, ok, interessante. Poi ti faccio vedere anche queste ultime parti che però non sono meno importanti nel nostro settore. Qui vediamo, ci spostiamo magari un pochino, qui vediamo un impianto di lavaggio automatico, è una macchina anche questa nuova, ad alcol modificati, molto interessante perché ha questa automazione davanti dove c'è questa rulliera di carico dove i pezzi vengono posizionati, qui il pistone di carico e scarico in quella parte centrale e poi una rulliera di scarico alla fine dell'automazione dove vengono poi portati i pezzi lavati e asciugati. È molto interessante questa macchina perché è una macchina ecologicamente molto raffinata, nel senso che è una macchina a circuito chiuso, quindi una macchina che quando ha un inquinamento di olio all'interno del solvente che raggiunge un certo limite, fa la distillazione in automatico. Wow. E quindi noi andiamo a recuperare il solvente puro al 100% nel serbatoio e l'olio puro anche qua al 99-97% che andiamo a rimettere nelle macchine. Quindi ecologicamente sicuramente è un bel investimento. Sì, assolutamente sì. Mi sembra nuovo perché l'altra volta che sono stato qua non ho ancora visto, anche nuovo. Sì, è pochi mesi anche questo. Sì. Ok, fantastico. Poi come va avanti? Vediamo anche il reparto dei magazzini. Abbiamo 3 magazzini automatici della Modula, un'azienda italiana emiliana che lavora molto bene. 3 magazzini perché nel primo, quello sulla destra, abbiamo dentro tutte le barre del materiale e le attrezzature e gli utensili di tutte le nostre macchine. Nel magazzino, quello di sinistra, invece abbiamo i materiali commerciali dei nostri riduttori, uh-huh, e i componenti semilavorati, e invece in questo magazzino qua che vediamo di spalle abbiamo tutti i materiali finiti, pronti per le spedizioni settimanali o mensili, wow, a seconda della richiesta. Ottimo, ottimo. Dai, torniamo indietro al nostro, sì, studio e vediamo se i nostri ascoltatori ci hanno fatto un paio di domande da rispondere. Volentieri, speriamo siano bravi, che non ci facciano domande troppo cattive. Vediamo. Cercheremo di rispondere a tutte in qualche modo, dai. Vediamo di... Se diventa troppo difficile la passo a te. No, non fare il modesto. Torniamo qui.
siamo tornati al nostro studio. Stefano, grazie mille di questo tour, veramente eccezionale, molto interessante. Grazie a voi. Allora, vediamo se ci sono arrivate delle domande. Vediamo. Allora, domande non ce ne sono ancora, aspettiamo un attimino, forse sta caricando, forse arriva ancora qualcosa. No, ma comunque vedo che siete cresciuti molto, molto. Sì, 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 devo dire di sì, c'è stata una crescita notevole, adesso siamo quasi 50 persone. Oltretutto noi abbiamo anche questa nostra cultura da sempre di formarci all'interno i tecnici. Tra l'altro ti do un'altra anteprima, da qualche mese abbiamo istituito anche una micro academy, cioè una scuola interna dove il personale tiene dei corsi di vario genere, di un po' tutto quello che può essere. Quindi abbiamo corsi anche banalmente tecnici, ma non tanto banalmente, quindi non so, sulla lettura del disegno tecnico, sulla lettura dei report evolventimetri, quelli che hai visto anche tu prima. Abbiamo dei corsi di marketing, anche dei corsi sui social per spiegare un pochino come funzionano e come vanno utilizzati. E quindi stiamo procedendo anche, poi cerchiamo, appunto una cosa nuova nata per noi anche da poco, cerchiamo di trovare anche dal nostro personale stesso delle informazioni, degli input per poi inserire dei corsi di formazione nuovi. Per noi la formazione è veramente importantissima. La formazione anche all'interno del gruppo EMA, che è un tema molto importante, perché mi pare che abbiamo lo stesso problema anche in Germania di trovare personale che a un certo livello di educazione, è difficile trovarlo. Sì, sì, è un problema comune a tutti, ma noi sinceramente lo sentiamo già da qualche decennio, motivo per cui noi prendiamo persone anche con delle formazioni scolastiche di base, e poi tutta la cultura della nostra know-how lo facciamo internamente. Quindi. Nel frattempo ci è arrivata una domanda. Quanti pezzi per anno vengono prodotti? È la domanda che passo a te. Sì, è una domanda complicata, perché noi, come abbiamo visto prima, produciamo sia pezzi singoli, quindi ingranaggi, ma anche gearbox, motori riduttori. Quindi in un motore riduttore ci sono poi moltissimi ingranaggi. Per darti un'idea indicativa, siamo dell'ordine tra i 4 milioni e mezzo e 5 milioni di pezzi anno prodotti comunque. Wow, fischia! Una gran varietà. Sì. Ecco, prossima domanda. Quanti setup eseguite alla settimana o al mese? Passo anche setup a te. Setup macchina, questa. Per quello che riguarda le dentatrici, immagino, perché ovviamente poi ci sono anche gli altri macchinari, siamo dell'ordine di 2-3 setup al giorno. 3 setup al giorno? Al giorno, sì. Fischia, wow, ok, non è poco. Sì, è una questione anche dei lotti di produzione. Voi purtroppo fate delle macchine velocissime, e quindi se i lotti di produzione non sono molto alti, chiaramente le commesse si evadono in poco tempo, a volte anche poche ore. Se dovresti sparare una cifra, quali sono i lotti massimo e minimo? Ma in realtà non ne abbiamo, in quanto noi lavoriamo sia con i caricatori automatici molto spesso, ma anche col carico e scarico manuale, con degli operatori di carico e scarico umani, sono delle persone. Quindi abbiamo delle produzioni, ad esempio legate al settore avionico, dove abbiamo dei lotti che non sono molto grandi, e poi abbiamo anche delle produzioni in industrial automation o in domotica, dove ci sono anche dei lotti molto importanti. Quindi diciamo dai 50-100 pezzi anche alle decine di migliaia. Ho capito. Arriva un'altra domanda. Lavorando sul cementato per fare la finitura, quanto soframetallo lasciate per non intaccare la cementazione? Posso rispondere io a questa domanda? Allora, il soframetallo sul fianco classico dipende un po' dal modulo, e ovviamente anche dalla profondità di durezza che faccio in cementazione.
normalmente i valori tipici sono con moduli inferiore ad 1 e sovrametallo 0,08. Se vado oltre il modulo 1, ben volentieri anche 0,1 a 0,12 mm. Puoi confermare? Sì, assolutamente sì. E in più c'è anche da dire che il sovrametallo dipende anche dalla qualità del trattamento termico, in quanto le deformazioni di trattamento termico sono quelle che mi condizionano il sovrametallo che devo tenere. Quindi minore sovrametallo posso mettere, maggiore sarà la produttività del pezzo, però devo tenere conto che mi deve stare dentro nell'ambito delle deformazioni dimensionali che con i trattamenti termici sono assolutamente inevitabili, insomma. Poi abbiamo un'altra domanda da rispondere. C'è scritto: salve, su queste macchine sono richiesti dei lotti minimi o si possono gestire anche piccoli lotti? Grazie. Allora, noi abbiamo dei clienti che utilizzano le nostre macchine già con 50 pezzi, si mettono a preparare il caricatore. Uno dei vantaggi delle nostre macchine è che tutte le posizioni dell'automazione vengono salvate con il programma NC. Quindi se ho un lavoro ripetitivo, quindi un pezzo che ho fatto magari una settimana fa, lo rimetto in macchina, anche le posizioni del caricatore vengono salvate automaticamente. Sì, poi, è vero, però cioè, per noi 50 pezzi per lavorare in automatico dipende un po' da come sono anche fatti. È vero che tu una volta fatto il programma una volta lo salvi, però sono situazioni da vedere di volta in volta anche sulla difficoltà di presa pezzo, sulla delicatezza del prodotto, quindi sono tanti aspetti da valutare. Però noi ad esempio i lotti piccoli li facciamo tendenzialmente col carico e scarico manuale, però. Sì. Allora, prossima domanda. Buongiorno, avete fatto vedere una bella realtà che produce dentature esterne, ma per le dentature interne, oltre alla brocciatura, avete soluzioni di macchine? Grazie. Sì, ne abbiamo di macchine all'interno del gruppo EMAG. C'è un prodotto che si chiama WSC 400 PS per Power Skiving, e con questa macchina possiamo realizzare anche dentature interne di Power Skiving, quindi anche questo abbiamo a bordo del nostro gruppo. Ecco, prossima domanda. Vorrei sapere se si possono utilizzare creatori con foro e chiavetta classici sulle vostre dentatrici, in particolare i tipi di serraggio creatore e le dimensioni massime, in particolare il diametro massimo utilizzabile. Allora, lo standard in Köpfer prevede l'utilizzo di un albero porta creatore cilindrico che ha una chiavetta longitudinale secondo DIN 138. Se un cliente vuole, possiamo realizzare anche le chiavette trasversali, sempre secondo DIN 138, non è un problema. Oppure per gli Stati Uniti abbiamo anche pollici. Poi ovviamente possiamo offrire le interfacce per creatori integrali, come abbiamo visto sul filmato prima, e il diametro massimo dei creatori utilizzabili. Prendiamo come esempio la macchina HLC 150H che abbiamo visto prima, è diametro 100 per creatori e diametro 120 per la fresatura di viti, prese sagomate. Sì, se vogliamo accennare anche al fatto che il creatore integrale è molto più economico, in quanto innanzitutto non devo costruire il foro, che è un'operazione molto costosa sul metallo duro del creatore, ma inoltre riesco a utilizzare dei creatori più lunghi e quindi sfruttare lo shifting della macchina, che è molto, molto importante su queste macchine qui, e quindi avere un creatore integrale mi porta anche a una soluzione di economia. Ciò non toglie che i creatori con foro tradizionale possono essere montati in qualsiasi situazione, insomma. Poi ci sono ovviamente anche delle applicazioni come tipo la dentatura di corone per viti senza fine, dove il diametro esterno è predefinito dal vite con cui il pezzo va poi ad ingranare. Ecco, questi due creatori che abbiamo qui sono sti creatori con cui facciamo le corone per viti senza fine, e lì il diametro è già determinato, e per questo, siccome il diametro è relativamente piccolo rispetto al modulo,
spesso o il 90% dei casi si realizzano i creatori con codolo, cioè integrali. Assolutamente sì, confermo. Un'altra domanda da rispondere. Buongiorno, qual è il tempo medio di setup senza caricatore con queste dentatrici? Cosa ne dici, Stefano? Allora, non è un dato universale, però giustamente la domanda chiede un tempo medio. Senza caricatore si può stare intorno alle 2 ore e mezza circa. Ovviamente vuol dire montare l'attrezzo, quindi gli attrezzi, l'utensile. Poi bisogna capire se, io sto parlando di programma già fatto ovviamente, quindi il programma già inserito, caricare il programma. Nel setup bisogna anche tenere conto che bisogna fare la messa a punto e il controllo del primo pezzo, quindi il setup è un'attività un pochino complessa e che porta anche ad aggiungere questo tempo. Il tempo di controllo del primo pezzo, quindi di benestare alla produzione, non va trascurato, e quindi anche qua dipende anche dal carico di lavoro che c'è nel reparto del controllo qualità. In questo caso avete visto anche la doppia macchina, il doppio evolventimetro, un altro motivo per cui noi abbiamo due macchine, anche questo, quindi agevolare il setup della macchina per dare il benestare di produzione e quindi avere una reattività migliore anche in quello. Comunque orientativamente 2 ore e mezza è un tempo abbastanza affidabile. Ok, grazie. Un'altra domanda da rispondere. Buongiorno, complimenti per la bella realtà. Grazie. Perché la scelta skiving e non rettifica? Qual è il tempo di setup per lo skiving? Grazie. Allora, la scelta se uno fa skiving o rettifica, secondo me dipende prevalentemente dal grado di qualità che è da raggiungere. Esattamente. E poi anche dalla rugosità sul fianco che serve. Con lo skiving noi possiamo realizzare una qualità forse 6-7 come si sentiva prima da Stefano, una rugosità sul fianco di forse RA05, RZ2,5, poi siamo limitati lì. Se uno ha bisogno di una qualità ancora migliore, allora andiamo a un altro processo tipo la rettifica a denti oppure anche la lapatura. Sì, possiamo anche aggiungere che lo skiving richiede dell'utensileria dedicata, quindi serve un creatore da pre-skiving e un creatore da skiving. Con la mola in rettifica ovviamente è più facile profilare un pezzo e produrre quindi un lotto magari piccolo rispetto che lo skiving. Lo skiving, diciamo che io lo vedo abbastanza interessante, quindi per gradi di qualità che non scendano sotto il 6 assolutamente e che comunque abbiano dei lotti anche abbastanza importanti. L'altro grosso vantaggio è che la rettifica richiede di avere la macchina, e quindi per chi non ha la macchina di rettifica la soluzione dello skiving può essere un avvicinamento. È una via di mezzo che possiamo avere tra la dentatura di sgrossatura o la dentatura di finitura e la rettifica, e ha un suo mercato che sta crescendo anche molto in questi ultimi anni. Molto interessante, perché ci sono un sacco di applicazioni dove vengono oggi utilizzati degli ingranaggi rettificati, ma non è in realtà necessaria per l'applicazione la rettifica, e questo ovviamente comporta anche un risparmio economico, insomma costa meno, diciamo, lo skiving della rettifica. Poi ci sono ancora altri fattori che possono giocare un ruolo importante: la geometria del pezzo. Assolutamente sì. Per esempio, un pignone per lo sterzo dell'auto, un pignone così ha una certa uscita che è disponibile per il creatore, e in tanti casi è solo possibile utilizzare un creatore da 40 o 50, e rettificare un tale pezzo costerebbe una barca di soldi, perché si dovrebbe utilizzare le mole molto piccole. Sì, la geometria del pezzo è fondamentale. Altri casi dove noi utilizziamo lo skiving con successo anche rispetto alla rettifica è con pignoni con pochi numeri di denti. Noi abbiamo dei codici che hanno solo 3 denti, quindi un numero di denti molto molto basso, ma comunque dove il diametro di nocciolo, di dentatura, è estremamente piccolo. Questo vuol dire che io dovrei utilizzare delle mole piccolissime, magari perché ho poco spazio, anche ho degli spallamenti vicini,
e rischierei di generare anche qui delle vibrazioni eccessive. Molle troppo piccole poi mi imporrebbero anche di usare dei mandrini con dei numeri di giri elevatissimi, tutti problemi che risolvo molto più facilmente con lo skiving. Grazie. Un'altra domanda da rispondere, l'ultima domanda. Ho visto che principalmente bloccate alberi sul diametro esterno con trascinatori. Fate anche ingranaggi con bloccaggio dal foro interno. Cosa usate? Bussole ad espansione idraulica, bussole in metallo ad espansione meccanica? Allora, sia che noi come Emma Köpfer offriamo qualsiasi soluzione che desidera il cliente, prevalentemente utilizziamo l'albero retrattile rettificato perché è un sistema molto veloce, come si vedeva anche nel caso di questo ingranaggio planetario, però come alternative offriamo anche qualsiasi altro tipo di bloccaggio ad espansione e li produciamo in una delle nostre sedi su in Germania, in questo caso nella sede di Heubach. Quindi ci sono le attrezzature di casa nostra, ma chi vuole avere la propria attrezzatura magari da un subfornitore italiano, perché ce ne sono tanti bravissimi, sì, subfornitori italiani come ho visto, possiamo adattarci anche su un sistema già esistente o adattare quello che desidera il cliente. Sì, possiamo aggiungere che preferibilmente negli ingranaggi di piccola dimensione, dove le spine, anche perché i fori sono piccoli, le spine sono piccole, c'è un limite minimo per cui la spina espansione poi diventa difficoltosa da costruire. Quindi si va verso delle spine fisse retrattili, come diceva Orge prima, che sono molto comode per il carico e scarico. La spina espansione è adatta da fori da un certo diametro in su, comunque fattibile, insomma. Poi è anche una questione di costo, ovviamente. Anche, un certo, sistema meccanico semplice con l'albero retrattile costa semplicemente meno rispetto ad una pinza ad espansione, oppure una pinza idraulica per pezzi. Se ho un anello che è sottile, magari conviene utilizzare proprio una pinza idraulica. No? Certamente. Ok. Vabbè, direi che siamo arrivati alla fine di questo webinar. Grazie mille. Posso farti io l'ultima domanda? Dimmi. A settembre ci sarà la fiera della macchina utensile AMB a Stoccarda. Sì, certo. Sicuramente voi esporrete. Vieni su a visitarci. Assolutamente sì. Ci puoi vuole. Anticipare anche agli altri che macchinari avrete in esposizione. Sì, avremo sullo stand della EMAG avremo esposto una Köpfer 160 con una cella robotizzata, okay, per avere ancora più autonomia, e questa è per un cliente del settore Power Tools, Trapani, okay, eccetera. Quindi molto interessante da vedere, quindi venite volentieri a Stoccarda, a casa nostra, per far vedere la 160, molto volentieri. Grazie buona mille, idea. Okay. Ok, arrivati alla fine, EMAG e Micro Ingranaggi, unite nel successo attraverso un costante e stretto rapporto di sviluppo e test dei prodotti. Mi sa che possiamo essere veramente orgogliosi di quello che abbiamo combinato nella corsa degli ultimi anni. Un grazie di cuore, Stefano, di averci permesso di fare questo webinar qui all'interno del vostro stabilimento, veramente fantastico, ed un grazie ancora a tutti i nostri partecipanti del webinar. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie.